certo già fanno non ha tentato per sogni le necessità. Ogni anno il 19 marzo è una data molto sentita e altrettanto partecipata dal popolo fedele baierese. Devo dire non soltanto dal popolo fedele, ma anche da una componente laica, da una componente che si ricorda forse dell'elemento religioso in occasione della solennità del nostro celeste patrono San Giuseppe. Sono convinto che la festa patronale in modo particolare, al di là della pur specifica connotazione religiosa, non può prescindere da un elemento culturale, da un elemento che faccia perno sul valore della tradizione. Certamente per quanto riguarda la novena, questo coinvolgimento è molto forte. In modo molto positivo abbiamo accolto l'invito, e meglio i parroci hanno accolto l'invito che abbiamo loro rivolto, di essere presenti tutti i giorni della novena per una solenne celebrazione eucaristica. Abbiamo bisogno di questo anche a Baieria, che noi preti, noi comunità parrocchiali ed ecclesiali diamo credibile testimonianza che ci vogliamo bene, che siamo uniti. Non è vero che siamo divisi, non è vero che c'è contrapposizione. Certamente nelle migliori famiglie ci sono diversità di opinioni o di idee, ma l'unica convergenza vale in quello spirito che è l'unica realtà che ci unisce, è Cristo Gesù. È la verità del Dio della misericordia, del Dio della comunione e del Dio dell'amore. Ma in questo stiamo per fare perno anche sulle tradizioni. San Giuseppe da Baieria, ecco, è di tutti i baieresi, ma San Giuseppe da Baieria ha una valenza tradizionale molto importante, è per questo che abbiamo coinvolto tutte le scuole. In modo lodevole devo ringraziare tutti i dirigenti delle scuole elementari che hanno risposto in un modo meraviglioso e so con tanto coinvolgimento di bambini e genitori per valorizzare le tradizioni, per coltivare la memoria, per coltivare il senso di appartenenza verso questi bambini. Non possiamo, non dobbiamo dimenticare che oggi è molto importante questo. Troppi, dimenticando la memoria, distruggono il passato, il presente, senza speranza per il futuro. San Giuseppe ci aiuti in questo senso, che i baieresi, tutti i baieresi, si riappropriano di questa nobilissima città per non perdere la speranza. Auguri e buona festa.